Sempre più successo riscuotono in Italia i telefonini con doppia SIM. Siete con Emilio Vignapiano su Cellulare Magazine. E questo è il video del Supreme, l'NGM doppia SIM con connettività 3G, come si può leggere nella scritta. Due SIM ad indicare, sulla confezione bella grande in cartone rigido, T9, radio FM, camera, hands free, vuol dire viva voce. MP3 audio, file video, possibilità di leggere video, recorder per registrare, video recorder per registrare video, private area, area privata, video call per la videochiamata, infatti essendo MTS permette anche la videochiamata, security system per nascondere i propri dati, 3G per la connettività OMTS. La versione che abbiamo noi è tutta nera, ci sono altre versioni colorate. Vediamo cosa contiene la confezione prima di tutto. Qui era alloggiato il telefono, gomma piuma tutto intorno. Nella scatola troviamo altra batteria, questo perché l'UMTS succhia tanta batteria, 880 mAh, e consigliamo, se avete un buon bacino di chiamate, di portarla sempre con voi. Jack da 2,5 mm purtroppo per le cuffie, classico per questi modelli di questa fascia. Cuffie auricolari stereo con pulsante di risposta. Carica batterie da viaggio, porta USB. Cavo per ricaricare e sincronizzare il telefonino, porta USB, mini USB. Il telefono infatti monta una porta mini USB. Abbiamo qui manuali di istruzioni, proteggi schermo, utile, un dono in più in questa confezione, CD di installazione per la suite per la sincronizzazione. Manuali, come vedete, generosi, sono in due lingue, quindi non vi preoccupate. Abbiamo qui il modello, come potete vedere il Supreme è molto compatto, è uno slide up, dimensioni tutt'altro che piccole, 101x49x19,9 mm, 120 grammi e poco più. Tecnologia OMTS si fa riconoscere in un paio di soluzioni. La prima è la presenza della fotocamera per la videochiamata in alto e poi, come vedete, la W per WCDMA, che vuol dire OMTS, è la banda che viene utilizzata per l'OMTS. Infatti, come potete vedere, 3 ITA prende perfettamente. L'UMTS è presente su una sola SIM, ripetiamo che i telefoni NGM sono praticamente due telefoni in uno, con dispositivi che, SIM che vengono gestite in maniera autonoma. Infatti, come potete vedere, abbiamo due pulsanti per la chiamata, perché uno è per la chiamata sulla SIM 1, come potete vedere questi numeri chiamati, e il 139 del servizio clienti business, e in più l'altra Vodafone, l'altro servizio clienti business della Vodafone, quindi due menu per le chiamate completamente autonomi. L'interfaccia è nettamente migliorata. Ora c'è anche questo carosello per avere in un click, a pochi click, anche l'email, il browser internet, l'email. Infatti non manca la possibilità di avere il proprio account di posta elettronica settato per scaricare i dati. Questo va a intaccare più velocemente la batteria, quindi occhio a questo tipo di funzionalità, non lasciatelo sempre attaccato. Due tasti funzione, un po' piccini purtroppo dobbiamo dire, non comodissimi perché non sono neanche tanto in rilievo, e questi sono tasti molto utili perché nel momento in cui noi facciamo una chiamata, per chiuderla dovremo utilizzare il tasto funzione, visto che questi due sono dedicati alle chiamate in uscita o in risposta in entrata. Non è possibile terminare una chiamata con nessuno dei due tasti. Tasto back, tasto per cancellare. Abbiamo poi la tastiera alfanumerica, tasti grandi ben separati,
Non sono tanto sagomati, però c'è un feeling più che sufficiente. Potrebbe sembrare un po' poco lo spazio tra lo slide superiore e la tastiera, ma non lo è tanto, bisogna dire. Si riesce a digitare con molta tranquillità messaggi e anche qualche email. I tasti asterisco e cancelletto sono un po' piccini, va presa l'abitudine, però grazie a questa sagomatura il pollice riesce a cadere direttamente dentro. Il microfono è posizionato in questa parte, quindi occhio quando parlate a non coprirlo, è facilmente oscurabile. Sul lato destro del terminale troviamo il jack da 2,5 mm per le cuffie, essendoci un lettore di MP3 ed essendoci anche la possibilità di ascoltare la musica con la radio FM, bisogna dire che vale la pena portarsi le cuffie dietro. Porta mini USB per sincronizzare e ricaricare, tasto dedicato alla fotocamera che si trova nella parte posteriore. Il click attiva la fotocamera. Proviamo a fare uno scatto di prova. Voglio farvi vedere quanto ci mette a ricaricare. Ora sta registrando un video. Andiamo in modalità fotocamera. Ok, siamo in modalità fotocamera. Scatto, salvataggio in corso, ora si può scattare di nuovo. Quindi non è velocissimo, però è tutt'altro che lento. Gli scatti sono di buona qualità, infatti la fotocamera è da 3,2 megapixel, non c'è LED flash purtroppo, però non. C'è un piccolo zoom digitale e bisogna dire che sono scatti più che sufficienti sia da utilizzare sul telefonino ma da guardare anche sul monitor. 3G 3,0 megapixel, ma in verità sono 3,2. Speaker per il viva voce, bilanciere del volume. In alto troviamo la possibilità di aprire il telefono con questo pulsante meccanico, la cover, scusate. Made in PRC, Repubblica Popolare Cinese. Infatti questo telefono è made in China come la maggior parte dei modelli oggigiorno. Parte inferiore non c'è niente perché abbiamo visto che il microfono è posizionato all'interno. L'audio è buono. Prodotti NGM hanno anche degli audio più alti rispetto a questo. Infatti non è tanto alto, però non è male, è abbastanza pulito il suono. Purtroppo qualche interlocutore con la scheda GSM, non con quello MTS, ci ha sentito un po' nasali, come se fossimo sott'acqua, quindi c'è questo piccolo problema. Altra chicca, possibilità di andare in una rubrica segreta attraverso questo codice. Voilà, rubrica privé, messaggi privé, registro chiamate, blocchi chiamate. Questo perché se avete, come dire, una vita parallela o qualche segretuccio da non farvi scoprire dal compagno o dalla compagna, potete utilizzare questo telefono a un'area completamente dedicata, divertente, e anche pratica per chi volesse, tenere determinate informazioni in tutta privacy. La memoria interna è di 45 MB, nella confezione è contenuta una micro SD da 1 giga, che considerando anche il prezzo di vendita di questo modello è più che sufficiente. Questo telefono, oltre ad essere OMTS, è anche un GSM. Infatti è un tribanda con connettività GPRS Edge. Abbiamo visto che è anche l'OMTS, però l'OMTS, come abbiamo detto, è utilizzabile solo per quanto riguarda la parte della SIM 1. L'altra SIM deve essere forza un GSM. Il modello è venduto in Italia a 350 euro, quindi neanche pochissimo, però considerando che è un telefono doppia SIM, è notevole. Notevole anche l'incremento dei materiali che sono sempre meno considerati plasticosi, ma incomincia ad arrivare anche un po' di metallo da qualche parte, satinato dietro, gommato. L'assemblaggio non sembra neanche un telefono cinese, tra virgolette, visto che l'assemblaggio è molto puntuale e buono. È
si notano nella differenza di plastiche, quindi incomincia ad esserci anche una ricercatezza da parte di NGM dei materiali che utilizza. Voglio mostrarvi infine il menu che incomincia ad avere un'interfaccia accattivante, non solo nei colori, ma anche nelle immagini, scegliendo una certa originalità, come nella connettività questo tipo di logo, oppure nel videotelefono o nel registro chiamate. Quindi c'è di per sé un'attenzione alle impostazioni, alle cose. Come potete vedere, i menu sono sempre più belli rispetto ai primi modelli che abbiamo provato, illo tempore. Per